Stiamo partendo per Lucca, evviva! Inizia così questo fantastico vlog che ci condurrà in questa 5-6 giorni di Lucca. Probabilmente non sopravviverà nessuno, ma... Ok, ciao! E siamo arrivati a Lucca! Yeah, evviva! Potere pedato! Tac, primo giorno di Lucca Comics, hanno già aperto le gabbie, già la gente in fila. Grandissimi cazzi. Sono le 8:28. Non ho idea di che fila sia sta cosa, ma... Vedo lo stand Sabbath. Ma questo cos'è? J-pop. No. Ma questo cos'è? Cos'è sta roba? No. Che fila è questa secondo voi? Sono lì dall'alba, credo. Questa è la fila per fare la fila. Quando arriviamo alla giostra? È questa la giostra, dimmi! La fila per il pass. E niente, sto aspettando l'accredito da tipo... Quanto è passato? Un'ora, sì, è un'ora che siamo qua perché Lucca funziona bene. Ciao Lucca Crea! E qui la fila degli espositori e autori che attendono con ansia di poter fare il biglietto. Potresti riconoscere quello scofiguro. Ti dice sta cosa che lì e non sono gay. Forse sì, chi può dirlo? Autrice guarda il suo fumetto per la prima volta. No, sono momenti belli. Cioè, effettivamente lei è un po' così. E finisce tutto nel vlog questo. Ah, davvero? Me lo dicevi, potevo pettinarmi? In questo momento, se volete aggiungimi su Tinder. No, comunque ragazzi, è un fumetto bellissimo, non perché l'ho scritto io, è un fumetto bellissimo nonostante l'abbia scritto io. Non è vero, poi Freck è un uomo bellissimo. Ah, penso che sopra va a scrivere. Antico vaso andava portato in salvo e io lo salvai. Lo scriba riceve i suoi followers in posizione di dominanza, come un antico dio re guerriero. Più di quanto possa dire di nuovo. Simone, che è un vero amico, mi ha comprato l'acqua frizzante che io non bevo acqua frizzante. Quello che è successo questa notte, tu lo sai che non mi sento la forza. Tu lo sai che questo video va sul suo canale YouTube, cioè, mi ti ha ripreso più volte, andrà fino sul suo canale YouTube. Qualcosa... Certo, sta facendo il blog. Vabbè. Ah, tu non ti agi due questo blog. Secondo giorno di Lucca, sono già stremato e andiamo a fare colazione. Lì c'è Simone e... Simone. Qualcuno mi dà una penna, Il mio mondo è una penna. Non lo so. Come ti chiami? Non ci vede la penna, dici bella questa penna. Giuda. Vai. Oi. Grazie. Allora, grazie. Pasquale. Sì, c'è schiacciato. Operazione Panini ha inizio.
vado allo stand. Pezzo di merda, 1,88. La di fumetti posso? Posso? Mi fai una foto? Sì, grazie. Vedo sempre i tuoi video, mi seguo da un sacco di tempo. È stato un piacere. Figurati. Ciao. Buona fiera. Grazie. Bella Luca, portarmi a casa. Penso che non da fuori. Io non ho risposto. Io non ho risposto. Sto qui.
Nuovo manga di Goen e per schiacciare quell'autore che viva. Un doghini, che bello. E un Kuro, che bello. Inception. Potere pelato, sono tornato. Voi il pass, vero? Come sei entrato senza pass? Vedi che ha capito chi sono. Io non è cara. Come cara? Oh, Ellie. Ah, ok. C'è il costume uguale su Instagram. Poi non arriva domani, oggi che arriva. Ma io non ho Instagram. Ciao. Non ho Instagram. Ecco perché non mi hai riconosciuto. Senza esatto, Instagram, senza Instagram. Chiedete l'affetto. Abbracciatevi. Sì, di più, che bello. Questo è l'amore astronomico. Questo non può andare sì. Su YouTube però. Il fumetto taiwanese a Luca Comics. Quante telecamere che ci sono? Hai visto? Cos'è? Tutto un vlog. Ecco, copriti no. Te, ecco. Allora, cattivo. Chi non si incontra in fiera. No. L'hai vista? Non ci sono. Beh, ci sono però, c'è il loro stand. E dov'è? Io non l'ho. Ma io non l'ho mica visto. Secondo me non è. La parte dietro. Vedi che non c'era solo il chiostro. Ah, c'è una parte dietro. No, non dietro, nel senso è un chiostro. Sì. Rispetto all'entrata. Ah. Sull'opposto mi sembra di ricordare. Non le abbiamo mica viste. Non lo so, io non so chi sia, non so che ci abbiano. È fatto comodo comunque. Non ci sono per. Un disegnatore vero, un disegnatore bello. Soprattutto bello. Solo bello forse. Non è che un disegnatore, sono solo bello. Di quanta soggezione questa cosa. Qui si era promesso che entro fine anno si sarebbero portati 10 titoli e 10 titoli qui abbiamo. Kuro ci ha comprato una colazione, ma le brioche sono vuote. No. È come la vita. Allora non mangi. Inception. La vita è come una brioche vuota. E il terzo giorno è già iniziato da un po', ma non ho più voce, sono stanco e non sto pensando a nulla. Siamo sulle mura, stiamo andando da Star Comics, c'è Kuro, proprio quello che è. Boh. E boh, c'è tanta gente. Molto casino. Cose. Ma tu dici persone. La stessa cosa in ogni video che fai. Sì. Sono ma stanco. Tanto poi l'audio non lo metto. Casino, non ne posso più. Ma sono perché poi stanco. Allora io uso molto il video. Poi tolgo le clip, uso la musica, faccio cose. Prendo il video, tolgo le clip, metto la musica. Tolgo l'audio, metto la musichetta sotto e via. Ciao Mirka, mi scuso per tutte le volte che ti ho dissata. Alla fine ti voglio bene anche se non mi piacciono tantissimo i tuoi fumetti. Ciao. Ora sta andando. No, era ferma proprio. Un saluto da Luca Comics, da Leo Ortolani, che abbiamo casualmente incontrato mentre entravamo nel padiglione Panini. Io casualmente sto uscendo, quindi vi lascio la voce. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Oggi cambiamo un po' e andiamo nella self area e io non ho nessunissima voce, quindi vi parlerò da questa distanza. Ciao!
in cui c'è Cara. Comunque anche salda per Smitarolla, mi promettono birra e poi non me la danno. E niente, vengo ignorato come se non ci fosse un domani. E comincia la lunga marcia verso Japantown. Sono 40 minuti di cammino da questo punto e prima o poi arriverò, forse. Vediamo, ciao. E sì, è il giorno 4. Yeah! E continuiamo assolutamente in contromano verso Japantown. Dovrebbero volerci una ventisettina di minuti a questo punto. Ho già il fiatone. Sono un cicinino stanchino, ma niente, per andare a Japantown praticamente stiamo uscendo da Hokkaido. Per vedere, siamo praticamente in provincia. Però. Un po' nascosto al piano di sopra di Japantown ci sono modellini e cavalieri dello zodiaco, quanti ne volete, tipo la riproduzione del Colosseo dove sei e diventa cavaliere, e tanta roba vintage e custom e simili. Ce l'avevo. Te la spiegheremo con te. Te la faccio vedere, amorino. Tu non lo sai.
bello, ma non ci vivrei. E questo è l'ultimo giorno ufficiale di Lucca. Tutto ok. Ho già portato le cose in macchina, spero di ritrovarle. Sto quasi tutto il giorno in realtà, anche se non so ancora fino a che ora parto, ma niente, è tutto ok, ho già fatto colazione, ora faccio un salto in Star, poi vediamo. Ciao. Ho fatto la mia unica fila a uno stand, Standing Common, ferma Pecchetto. Ci siamo quasi, per cui. Sì, sono un attimo di loro. Una lunga giornata finale. Fenostromka, che è anche stand RV. Ciò che resta di Astromica. E all'improvviso Lucca Comics è finita. Non ho più la voce, ho tanta stanchezza, ma l'anno prossimo si ricomincia. Potere pelato! 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 Bellissimo!